Il settore, per così dire, apripista è quello del servizio di facchinaggio all'interno dei presidi ospedalieri, ma a cascata potrebbero essere coinvolti altri lavoratori impegnati con aziende in appalto in tutta una serie di servizi fondamentali per il buon andamento della macchina sanitaria in provincia di Chieti. Le recenti disposizioni sulla necessità di risparmiare sulla spesa, dopo l'annuncio di disavanzo del sistema sanitario regionale, hanno messo in allarme i direttori generali delle ASL abruzzesi, chiamati a ridurre il debito in tempi nemmeno troppo dilatati. Per quanto riguarda l'ASL 2, quella di Lanciano Chieti Vasto, si è partiti subito tagliando del 50% le ore di lavoro per gli addetti al facchinaggio interno che operano per conto di due società in appalto e subappalto. Trattandosi di dipendenti già in regime prevalentemente di part-time, significa ridurre all'osso gli emolumenti per madri e padri di famiglia. La Philcams CGIL di Chieti da tempo ha lanciato un grido d'allarme caduto nel vuoto, ma oggi finalmente in prefettura Chieti il primo tavolo di confronto tra rappresentanti sindacali, lavoratori, società e soprattutto i vertici della ASL nella persona del direttore amministrativo Giampaolo Grippa. Finalmente si sta discutendo in questa sede con la direzione amministrativa e con le aziende coinvolte su quelle che sono le ricadute del taglio ai servizi annunciato dalla direzione della ASL Lanciano Vasto Chieti. Come noi denunciamo da giorni, questo taglio comporta sia problemi sociali per le persone, per i lavoratori coinvolti, sia anche, come dire, delle conseguenze anche sulle attività che questi lavoratori svolgono da anni all'interno del servizio pubblico essenziale. Quindi non era possibile che questa discussione si facesse con un taglio di penna su un foglio di carta, ma va fatta perché bisogna, in maniera seria e ragionata, perché bisogna, trovare delle soluzioni sia per le attività e per il servizio pubblico e anche per le persone che da anni si impegnano con professionalità all'interno della nostra ASL provinciale. Percepisce disponibilità da parte dell'azienda? Da parte della direzione sanitaria sicuramente, come dire, il direttore amministrativo è voluto essere presente anche in presenza e quindi credo che ci sia e voglio sperare che così continui a prendersi il tempo per ragionare nella maniera migliore possibile per evitare ricadute sulle persone e sul servizio. Quindi le prime interlocuzioni mi sembrano positive, ovviamente c'è anche un tema proprio di rapporti di lavoro con le aziende in appalto perché il taglio annunciato su questo primo servizio è del 50% delle ore, quindi il taglio è enorme.